parto proprio da qui. Andrea Crisanti, la ripresa dell'attività scolastica assolutamente necessaria per i nostri figli, per le nostre famiglie, sarà all'insegna di una assoluta sicurezza o si rischia di arrivare a questo appuntamento come fosse un salto nel buio? Guardi, rischio zero non esiste, quindi chiaramente questa ripresa della scuola è una sfida di carattere logistico, organizzativa e anche direi di gestione di dati. Io, come ho già detto anche in altre occasioni, penso che l'apertura della scuola deve essere basata sulla gestione del rischio e mi spiego un po' meglio. Sicuramente all'interno della scuola devono essere adottate misure di prevenzione e distanziamento, se non altro solo per lo scopo di comunicare l'importanza di queste misure per ridurre il contagio. Dopodiché bisogna anche prendere atto che sarà molto difficile per gli studenti, sia grandi che piccoli, una volta che escono a scuola e attraversano la strada, mantenere quelle misure di distanziamento che limitino il contagio. Quindi, professore, a proposito di queste misure necessarie di prevenzione e di distanziamento, che cosa ne pensa di quella che sembra un po' la vera trovata di questo anno scolastico, cioè i banchi monoposto con le rotelle? È un buon presidio per gestire il rischio, come dice lei? Ma guardi, come ho detto, nel momento in cui gli studenti attraversano la strada e si riuniscono, si scambiano cose, quaderni, matite e tante altre cose, lì è completamente finito qualsiasi forma di distanziamento sociale. Io penso che invece debba essere gestita la cosa sul livello della prevenzione, cioè fare in modo che persone e ragazzi che stanno male o accusano sintomatologia respiratoria non vengano a scuola, fare in modo che la temperatura venga misurata in maniera standardizzata e ripetibile, fare vaccinare gli studenti per l'influenza, perché così si evita di creare confusione con l'inizio della stagione di trasmissione, e poi, cosa ancora più importante, dare la possibilità ai presidi di accedere informazioni sulla presenza di focolai nelle zone di residenza degli alunni e fare in modo che gli alunni... Professor Crisanti, lei parla della...